ciao ragazzi, ci vediamo sabato e domenica a Romix. Vedrete le magliette della nuova edizione, che sono queste qui. Mi raccomando, venite, vi aspettiamo. Siamo al padiglione 6, ci trovate sia allo stand di Move che allo shop delle magliette. Ciao ragazzi, io non ho studiato niente di storia, meno male che non devo essere interrogata oggi. Tieni, tranquilla, ho io la soluzione. Tieni, tieni. Che cos'è? Hai portato la droga in classe? Sì. Ma come, no? Sì. Ah, vabbè, Lollo, ma... stai cercando di uccidere la droga, Lollo? Ne vuoi un po' anche te? Fai parte della dea, non lo sapevo. No, raga, che... devo essere interrogato oggi. Cosa? Non so niente di storia. Come devi essere interrogato? La rivoluzione streghese era del... è facile, è facile, allora ti... ma no, ma questa è storia degli umani, non è storia dei mostri. Ah. Perché c'hanno una storia, sti umani? Oh, Gesù mio. Hanno una storia, sti umani? Beh... non sono vecchi migliaia di anni come noi. Raga, dobbiamo trovare il modo di salvare Lollo, perché se prendi un altro due potrebbero espellerlo dalla scuola. Non possiamo uscire, c'è Aria qui dietro che ci guarda, ci osserva, non possiamo uscire dalla classe. Ma... è la bidella guardiana delle bigiate. Anna, hai una soluzione mentre Aria Centauro entra in classe per controllarci? Veloce, veloce, che sta scorrendo. Cos'era? Il link, sta arrivando. Cos'è? Il nome. Cos'è? Bevi, Lollo! Cos'è? Oh, 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 oh! Oh mio Dio. Wow. Che cavolo. Dove siamo? Ops. Anna, che cosa hai combinato? No, oddio, no, perché non sono... perché Lollo, perché Lollo perché è un ninja? Perché sono un ninja, non sono più un vampiro? E perché ti sei moltiplicato? Ma cosa succede? Beh, quello lì è la mia natura che mi continua a moltiplicare. Dai, no, c'era un dio della morte che ha detto andate e moltiplicatevi. Oddio, sei morto davanti alla mia faccia. Anche se vi vedo, sapete, vi vedo un po' più grandi, un po' più, non so, tipo vecchi. Non so. Ehi, vecchio sarei tu, Zoro. Oh, perché c'ho la maschera, come fai a vedere le mie rughe attraverso la maschera? Ma questa... perché ti si vedono gli occhi. Ragazzi, sono entrata per sbaglio. No. L'ho uscito. Esci. Era automatica. Esci. Non sappiamo di chi sia sta casa. C'è una persona nera qua dentro. Ma quanto sei razzista. Che cos'è? No ragazzi, rubiamo i soldi così poi... così andiamo a dormire nei letti, no, e poi facciamo... magari sono degli orsi. No, ma cosa degli orsi? Ma no, ma cos'è sto posto? Aspetta, mi metto dei riccioli d'oro se li trovo. Ciao Yaya. mentre Lollo diventa riccioli d'oro per fare la storia dei tre orsi, abbiamo bisogno di capire dove ci troviamo e tornare indietro, ragazzi. Dobbiamo fare lezione di trasfigurazione oggi. Perché tornare indietro? È bellissima questa casa. Ho capito, ma dobbiamo fare... se non andiamo a lezione di trasfigurazione, il prof ci ammazza. C'è un piccolo manzo, c'è una piccola pecorella. Oh mio Dio, fanno amicizia. Oddio, hanno una Wii Quest, che figata. Ecco, a posto, non torniamo più, dai. Dai, rimaniamo qua, Charlie. Hanno la Wii. Allora, hai due banane conficcate nella testa. Allora... oh! Ma sei impazzito! Forse dovremmo mettere qualcosa nel salvadanaio per l'ospitalità. Ma l'ospitalità, allora non lo sanno nemmeno, Anna, che ci sta riempiendo. Anna, hai soldi? Anna, hai soldi? Anna, hai soldi? No. E l'altra sera quando ti sei venduta per... Eh? 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 Lollo, tu vai a cercare aiuto. Magari fuori da qualche parte c'è qualcuno che può aiutarti. Ah, qui c'è un telefono. Posso chiamare qui aiuto? Allora, sei... aspetta, aspetta. Sei... ma no, perché? No, 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 no. Ma qua c'è Aerob... Baby Brain. Aerob... adesso ho chiamato la polizia e noi siamo i ladri. Ecco, bravo. Ecco. Non so nemmeno quanto tempo abbiamo prima che arrivi la polizia. Oh, oh, è arrivato il diavolo, raga. C'è un'altalena. Oh, io ci salgo. Sì, qualcuno mi spinge? Che è pieno di funghetti. Charlie, okay. Charlie, sali, sali sull'altalena, ti spingo. Charlie, sali, sali, sali. Tu hai spinto troppo forte. Allora, Lollo, fai così. Tu vai a cercare aiuto. E noi invece cerchiamo qui qualcuno che possa aiutarci. Che cosa è che dice? Oddio. Dice che questo è tuo, Lollo, guarda. Dice, I'm sorry, you cannot use this scanner, it's owned by Loki. Perché Lollo si è appeso così all'aria? Oh. Ah no, okay. Come è mio? È tuo questo? È vero, posso passare? Ciao, bitches. Noi no. Adesso sto in bagno. Oddio. Ma è possibile? Oh, che schifo. Ah, dai. Io vado via. Anna. Scusate. Aiuto, fatemi uscire. E fatemi adesso, uscire. E adesso come faccio? Come fai a uscire? Guarda, le tette, guarda, Lollo. Ti esco le tette, ti esco le tette. Ti esco le tette. Grazie. Oh, no, non c'erano le tette. Qua c'è una stanza da letto. Charlie, vieni qua, Charlie. È un letto matrimoniale. Vieni, vieni, vieni. No, 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 che poi arrivano gli orsi, Anna, te l'ho già detto.
Ah no, aspetta, ma non è matrimoniale. Ma questo non è matrimoniale. È trimatrimoniale. Wow. Allora vengo anch'io. No, 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 cosa no? Vai via. Vai via, Lollo. Siamo solo amici. È casa mia questa. Siamo solo amici. Charlie, hanno una Polaroid come te, ma non una fotografia. Oh, che bello. E lì c'è una strega. Ma chi è questo bambino nella foto? Ti assomiglia un sacco, lo sai? Eh sì? Ha il pisello lungo? Non lo so, non l'ho mai visto. È vero che siamo dei ragazzini innocenti. Oh! Che è stato? Che è successo? È arrivato un meteorite, qualcuno ha detto buondì? Io forse. Hai detto che volevi essere... No, ho desiderato una violazione. La sveglia della camera da letto, quando ti svegli fa buondì, boh. Ah, pensavo volessi coniugare la tua voglia di... Sì, lo voglio, lo voglio. No, 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 via, scappa. Deve coniugare lei. Lollo è andato a cercare aiuto, io mangio un po' di carne che mi era rimasta nello zainetto. Ma io devo ancora capire che magia hai fatto. Guarda, non, la magia non lo so, sai, ogni tanto mi capita... Dei raptus e fai... vabbè. Comunque ho notato che qua c'è una strega che piace a me. Lì ci sono le foto che piacciono a te. E poi c'è Cenerino che non so chi piace. Ma Cenerino non era il pipistrollo di Lollo? Quello lì, vabbè. Pipistrolli ovunque a Lollo. Ma perché lui è un vampiro, no? E aveva come pet, aveva il suo amico Cenerino con cui volava la notte per andare a... Oddio, qui c'è una soffitta ma è sbarrata. Che strano. Magari ci sono molti qua. Mamma! Sarei la sua! Chi è? Mamma! Non so dove nascondere! Qua! Corri! Dei rumori! Mamma! Ma chi è questo? State registrando? Sta cercando le mamme! Perché ha due mamme? State in bagno! Ma non è legale in Italia! Fare le vostre cose una volta al mese! Cosa? Vediamo? Ma cosa questo bambino? C'è nessuno! È però qui ancora sporco! Vai, la mamma. Ma ci sono degli intrusi in camera mia. È tutto messo in disordine. Qui. Ciao. Come stai? Scusa, non volevo. Non volevamo. Cioè, nel senso. Lo uccido. No. Ciao, mamma, no. Aspetta. Mamma 1. Aspetta. Mamma 1. Ciao. 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 Sei strane, mamme. Sei più cagna del solito. Ma come ti permetti? Ma che è? Questa generazione bruciata, giovani bruciati. Oh, ma non nemmeno ci conosci e mi chiami cagna? Ma come ti permetti? Ma sei mia mamma. Te lo dici sempre mio papà. Uff. Cosa? Cagna, vieni qui, cuccia. Oddio! Ma che cavolo è? È mio amico. Si chiama Fochetto. Lui starnutisce, sempre raffreddato. Ma Fochetto, ma di chi stai parlando? Ma chi conosce queste persone? Scusami. Allora, cosa senti. Qui dietro? Lunga. No, lascia stare. Lascia la mia coda. Charlie, scappa. Lascia la mia coda. No, la mia coda. Ehi, fermati. Stai fermo. Bimbo minchia. Cosa c'è di qua? Cosa c'è di qua? Aiuto. Cosa c'è di qua? Ti faccio diventare come Goku. Te la strappo tutta. No. Dove stai andando, Charlie? Come non si entra? Me lo dite sempre voi. Lì non si entra. Ma questi fanno le emozioni. Seriamente? Ma tuo papà come si chiama? La coda di mio papà. Ma tuo padre ha la coda? Sì. Davanti. Scusa, io tuo padre non lo conosco, mi dispiace. Ma scusa, chi è tuo padre che lo nomini sempre? Loki. Ma va, non è tuo padre Loki, ma che lo dici? Ti immagini Loki con un figlio? Lo metterebbe in lavatrice probabilmente. Oh, che è sta cosa? Oh, ha tirato fuori un pistolone. Oh, cos'è? Lo sculacciatroie, non ve. Ma queste parole chi te le ha insegnate, scusami? Ma scusa, tu come fai? Cioè, perché ci chiami mamme? Ma perché siamo stati in paradiso. Siamo stati all'inferno. Oh, guarda, ho detto paradiso, è scesa la luce divina. Oh, ho visto un tipo. Chi era quel? È mio amico. Ma chi sei tu adesso? Questi bambini! Perché è pieno di bambini? Però, è venuto fuori male. No, infatti, è mio amico, non mi una faccia storta. No, infatti. Scusa, ma dove stai? Scusi, signor. No, non si è offeso. No. Cucciolo. Signor Fochetto. In tutto ciò, scusami, tu come ti chiami? Ehi, tu. Vabbè, ormai Fochetto
è andato via. L'ha chiuso qua dentro. Ah, quindi lo sai come mi chiamo? No! Mi chiamo Locchino, sono il figlio di Locchi, nipote di Loccoide e gran nipote di Locchisaurus. Non penso proprio che tu sia il figlio di Locchi, ma va bene. Ma sono che cacchio mi ha buttato qua sotto? Ho gli stessi vestiti, ho gli stessi capelli, ho gli stessi occhi, ho la stessa voce. Beh, la stessa voce non proprio, diciamo che tuo padre ha una voce. No, non ho la stessa voce, no. Oh, non ho la stessa voce. Non ho la stessa voce. Mi fai paura, bambino, ah, ecco. Vai via. Ehi, ma che bambino, ehi. Sono Locchi. Ma no. Quale Locchi, no? Locchi, no. Oh, io ho paura di sto bambino andiamo strano. Andiamo via, Charlie. Andiamo, ci andiamo. Mamme, Non siamo tutte mamme. Mamme. No! Non ti conosco, non so chi cavolo sei. Sì. L'ho chiusa dentro, Charlie, esci. E non riesco. Vedi che so fare la voce di mio padre? Oh, basta, mi fai paura. Ah, oh, scusa, qua ha preso fuoco tutto. Ma che cazzo? Ma quel tuo amico fuochetto lo è sia di nome che di fatto? Perché vedo che qui è tutto pieno di fuoco dovunque. Sì. E comunque mi sono esercitata a fare la voce di mio papà perché avevo... È suonata? La polizia. L'interrogazione. Oh. Ma quale polizia? No, non abbiamo fatto niente. No, sì. Dobbiamo nasconderci, Anna. Io mi metto nella culla. Se ci beccano qui un macello. No. Tanto basta che chiediamo a lui se ha un figlio. Se lui ci dice che non ha un figlio, vuol dire che non ce l'ha. Andiamo a vedere. C'è sto tipo che dove vai tu? Papà. Ma che strana casa. Raga, sono tornata. Lolo, finalmente. E dice di essere tuo figlio, dice di chiamarsi Locchino. Non so chi sia, ti prego Lolo, aiutaci, salvaci. Ma è uguale a me. Ma dice che è tuo figlio. È identico, guarda. Lolo? Ma sei mio figlio? Papà? Ma perché questi due dicono che non sono mie mamme? Chi ti conosce? Non so chi tu sia. Ragazzi, sapete quando si dice che è forse il momento di scappare in Messico? Cosa? Quando ho avuto questo bambino io? Hai avuto un bambino e non ce l'hai detto? No, ma noi saremmo le mamme, scusa. Una di voi due sarebbe la mamma, perché... No, lui dice che siamo tutte e due le mamme. Che sì, come ho fatto? Te lo giuro, guarda, senti, diglielo, Locchino. Diglielo, Locchino. Locchino, chi sono io? Chi sono io? Chi siete voi? Cioè okay. Noi? Chi siamo noi? Locchino non... Tu sei mia mamma e tu sei mia mamma e tu sei mio papà. Ma non siamo... Io non sono tua mamma, Locchino, non ho mai avuto un figlio, lo saprei se fossi uscito un bambino. Sì, oddio, sto... Ragazzi, io non ho un figlio, mi spaventa sta cosa. E chi cazzo è quello? Oddio, raga. Un altro bambino, raga, più di bambini. Ma perché ci sono bambini in questo posto? Raga, io credo... Manco fossero primini, questi qui forse vanno alle medie, alle elementari. No, forse alle medie. Ma io penso di aver capito. Anna? Mamma? Non è che il tuo incantesimo che hai fatto prima... Il tuo incancresimo? Era per andare avanti nel tempo? Ma quindi voi venite potrebbe dal passato? Potrebbe essere... Venite dal passato di Pomodoro? Sei quello lì, quello. Quello che c'è una volta al mese in bagno. Raga, sapete questo cosa vuol dire? Siamo bloccati qua! No. No, non solo! Avrò quattro mamme! Oddio! No! Che nel futuro noi... Papà. Noi faremo sesso con Lollo e faremo... Figlio! Aiuto! Aiuto! Sì. C'è una bella! Avrò quattro mogli! Dobbiamo scappare prima che... Dobbiamo... Prima che ci vedano gli altri! No! Scusate, no! No! Io non voglio più avere niente a che fare con questo posto. Corri, Charlie. No, andiamo. Io non la darò mai a Lollo. No, nemmeno io. Non voglio darla a Lollo. No, non voglio un figlio con Lollo. Wow. Non ho più un figlio. Sei professoressa. Non urlare. Zitto. Non urlare. Locchi? No, è stato lui. È lui il padre. Corcazzo, io ho appena saputo che sono un padre. La mia giornata non può andare peggio di così. Bene. È il mio compleanno. Senti, provo a dire qualcosa, io divento pipistrello e vaffanculo. Ma Locchi? Sì, dove sta andando? Che fine ha fatto Locchi? Che fine ha fatto? Professoressa, io
Io mi sento molto male. Ho le mie cose, ciao. Anna. Ciao, ciao, ho le mie cose. Ho veramente, no. Mi metto una nota. Ma uno non può neanche avere le sue cose. Cioè, ciao. Carli? Stronza. Siediti. Prova, io... Noi... È un pipistre... Possiamo spiegare... Cosa? Ah! Ti porto dal preside. È proprio da lui.